ragazze, oggi voglio usare l'elastico con questo allenamento, un allenamento che faremo un po' di braccio, un po' di interno coscia e esterno coscia, che facciamo proprio un bel lavoro completo con l'elastico, con il trampolino. Ricordate, perché mi piace il trampolino, perché io potrei tranquillamente fare il lavoro a terra, ma questo pompaggio costante serve, ok? Perché a terra che fai questo? No, stai fermo e fai le braccia, fai i movimenti. Invece qui siamo sempre in movimento. Ricordate, movimento uguale calorie consumate, movimento uguale muscoli tonificati, movimento uguale vita per la gila. Ok, ricordate sempre che con l'elastico, l'elastico deve essere sempre in tensione, sia durante la fase di andata, sia durante la fase di ritorno. Così quando noi lavoriamo con l'elastico, ti devo sempre chiedere di essere costante. Movimenti piccoli ma controllati. Ok, andiamo a appoggiare il nostro elastico sotto un piede, ok? Al vostro piacere. Troveremo una giusta, diciamo, lunghezza. E portiamo i gomiti proprio sulla cassa toracica, sulla punta vita. Tiriamo su. E tira, tira, tira. Attenzione di poggiare tanto peso sopra quel piede, perché comunque l'elastico ha una tendenza di alzarti il piede. Ok, continuiamo. Così alterneremo tra un lavoro per le braccia, la parte superiore del corpo, e un lavoro inferiore per il corpo. Ok, così facciamo braccia e gambe insieme, un bel lavoro, un po' total body, ok? Utilizzando un po' di tutto, perché già il trampolino è total body, perché sta allenando tutta la cellula del corpo, o quasi, ok? Anche tutta tipologia della cellula del corpo, allora la vostra massa magra, muscoli, le vostre ossa, il vostro tessuto connettivo, le vostre vene, i vostri organi interni, così molto completo. E in più abbiamo il nostro elastico, assolutamente uno dei miei esercizi preferiti, uno dei miei attrezzi preferiti, perché è molto regolabile, ogni persona può utilizzarlo accorciandolo o allungandolo come preferisce, per avere un allenamento o più duro o meno duro, dipende, ok? Ok, fermati. Adesso andiamo a legare le gambe. Leghiamo le gambe con un fiocco, ok? Facendo come se stessimo legando le gambe, le scarpe, scusami, ok? Un fiocco. E facciamo una piccola marcia. Piccola marcia, piccola marcia. Ok, marcia, 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 marcia. Adesso, quando comincerete a sentire l'acido lattico, potete battere sulle gambe, ok? Le punte dei piedi sono sempre frontali, seguono proprio la nostra ginocchia. Ok, questo è molto importante, così non stressiamo le ginocchia. Se guardate bene il mio elastico sta sempre in tensione, non è mai molla, mai molla. Continui. Non importa la gamba sta marciando, non devi essere pari a me, perché qui stiamo parlando di tonificazione, non stiamo facendo un lavoro coreografico, stiamo facendo vero e proprio lavoro di potenziamento muscolare. Per 2 settimane abbiamo lavorato insieme sul lavoro aerobico. Lavoro aerobico rimane, ok? Il puro aerobico proprio con il trampolino, che tra l'altro può farti bruciare anche fino a quasi 1000 calorie all'ora, ok? Rimane, beh, poi dobbiamo andare a costruire che cosa? I muscoli. I muscoli sono importanti perché sono loro che ci proteggono proprio il metabolismo. Il metabolismo risiede nei muscoli. I muscoli bruciano più calorie, diciamo anche a riposo, di ogni altra tipologia del tessuto del corpo, tranne forse il cervello consuma tantissima energia anche lui durante la giornata, 25% dell'energia del corpo consumato dal nostro meningi, però oltre a lui, lì non lo posso allenarlo, posso allenare i vostri muscoli, così andiamo a potenziarli. Questo ci aiuta anche a prevenire osteoporosi, ci aiuta a rimanere più attivi più in tarda età. Se io ho amici là fuori che hanno più di 55-60 anni, cominciate già ora più possibile allenare i muscoli. I muscoli ci permettono di evitare la sarcopenia. La sarcopenia vuol dire una perdita muscolare che ci riduce la qualità di vita, ok? Io sempre voglio ricordare tutti quanti, il fitness sì è un mezzo, ma mezzo a che cosa? Di cambiare stile di vita, fa parte di tutta la mia stile di vita. C'è fitness, poi c'è l'alimentazione, poi c'è l'integrazione, poi c'è mindfulness, poi c'è rilassamento e poi c'è gioia, insomma non è solo fitness, ok? Ci sono tante cose, ma adesso concentriamo su il fitness perché ci serve, ok? Continua a fare piccoli passi destra e sinistra, se sentite l'acido lattico battete, battete, ok? E parlo tanto perché sto provando di, distrarvi,
ok, per farvi dire: Jill, mi sta bruciando. Ah, lo so che ti sta bruciando, ma così se vi faccio anche sorridere, magari lo dimentichi e fai quei due o tre in più che ti aiutano ad avere più risultati. Ancora due. And stop. Riprendiamo l'elastico. Ok. Prendiamo l'elastico, gomiti rimangono chiusi, palmi rivolte verso alto, ok? Prendi una bella distanza, allargo poco, estendi e chiudi, veramente piccoli movimenti. Non necessita di fare grandi movimenti, sono sempre saltando, ok? E questa è la cosa bella del trampolino, perché puoi fare... In questo momento stiamo facendo un lavoro tonificante, ma alla vostra insaputa, ok? Stiamo facendo anche un lavoro non aerobico, perché... Non la sentirai mai la lingua a penzoloni, però ti aiuta a replicare i mitocondri sono importanti per aumentare la resistenza aerobica. Beh, troppo scientifica, lo so, non ve lo spiego tutto, fidatevi di Jill e vedrai grandi risultati in poche settimane. Ancora, tira. Poi l'altra cosa, noterete che quando state sul trampolino rende tutto più piacevole, ok? Ti spiego perché il trampolino crea dipendenza, che crea endorfine nel cervello. Ecco perché i bambini saltano sempre, saltano perché sono drogati alle endorfine, ok? L'endorfino e le endorfine sono veramente importanti perché ci fanno sentire più felici ancora. 4, 3, 2 e 1, ok, rileghiamo le gambe, ragazzi, rileghiamo le gambe. Ricordate il fiocco, voglio vedere il fiocco. Ok, portate le gambe destra in avanti, andiamo in estensione con la gamba sinistra. Ricordate che quando ho legato le gambe, o usate un calzaro, come io ho questi calzoni, o magari lo allargate lateralmente l'elastico, così non ti segue la gamba, è più confortevole, ok? Continui, proprio continuiamo. Allunghi e schiacci il gluteo, metti anche la mano sotto il gluteo, senti che si sta contraendo, vai. Vai, continui ancora, 8, 7, 6, 5, sempre la stessa gamba, non cambiamo gamba, stiamo passando da una parte sotto, una parte sopra, ok, esercizio sotto, esercizio sopra, così mentre le braccia si stanno recuperando, lavoriamo le gambe, e mentre le gambe stanno riposando, lavoriamo le braccia, e così abbiamo il massimo del nostro piccolo allenamento, sempre anche con il trampolino che ci aiuta a avere questo sollecitamento continuo delle fibre muscolari anche delle gambe, che è eccellente per drenare. E la cosa bella è che così riusciamo a ridurre i tempi dell'allenamento, specialmente quei giorni che hai poco tempo, no? Però vuoi tanti risultati, butta il trampolino in mezzo, prendi un elastico, allenati per 15 minuti e avrai fatto veramente un lavoro total body, un po' di tutto, ok? Un po' di aerobico, un po' di tonificazione, un po' di drenaggio perché ci aiuta a aumentare il nostro ritorno linfatico e alla fine, pam, vai, continuate la vostra giornata. Però sempre il mio consiglio è di fare almeno 10 minuti al giorno, perché è troppo facile rinunciare all'allenamento, troppo facile. E se tu rinunci il primo giorno, il secondo giorno ti dice vabbè, lo faccio domani. E poi se rinunci il prossimo giorno, poi dice vabbè, lo faccio domani. E diventa una sorta di palla che prende momentum, prende velocità, man mano che cade verso basso, ok? Per questo cambio gamba, continuate, spingo indietro, ginocchio è puntato verso la fronte del piede, allungo l'elastico deve essere sempre sotto tuo controllo, continuate a tirare, bravi, è così. Ritornando su questo discorso, perché 10 minuti al giorno? È come il caffè, cioè ti lavi la mattina, entri in bagno e ti fai la doccia. L'allenamento deve essere come la doccia, l'allenamento deve essere come il tuo caffè quotidiano, ok? Deve essere una cosa, non è se mi alleno, è quando mi alleno, ok? Così è un'abitudine. Allora, il giorno che c'è più tempo magari non fai 10 minuti ma fai 30 minuti, o poi addirittura il weekend potresti fare un'ora, ma che perché vai in bicicletta con la famiglia. Ma l'importante è di mantenere l'obbligo verso il nostro corpo, perché è un obbligo verso il nostro corpo è la casa dell'anima, la macchina dell'anima, e così tenendolo allenato godi più la vita, è molto semplice. E poi questa disciplina nell'allenamento travasa sulle discipline su tutta la vita, ok? Io dico sempre, conquista il tuo corpo, conquisterai controllo su altre fasi,
fasi, fasce, aree della tua vita, ok? Perché per esempio, quando io sono disciplinata sul lavoro, sono più sul mio allenamento, io sono più disciplinata alla tavola. Quando sono più disciplinata alla tavola, sono più disciplinata magari al lavoro e via vicenda, ok? Così, un piacevole obbligo che facciamo per noi stessi, ok? Blocco, verso basso, diagonale, in su per le spalle, su, e due, ancora, tre, quattro, ancora quattro piani, quattro ancora, tre ancora, due, occhio, adesso andiamo in velocità, e su, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ancora due, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, dammi un altro otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, voglio quattro, otto totali, ultimo otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, and relax, cambia le braccia e andiamo lento, su e giù. Trovi proprio in questo momento, trovi la giusta lunghezza, ok? Né troppo lungo né troppo corto per mantenere otto tempi per quattro, andiamo, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ancora, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, ancora due volte, otto, sette, sei, guarda l'elastico sempre in tensione, tre, due, e ultimo otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, and relax. Ok, divaricate le gambe, che vi ho promesso anche l'interno cosce, la faremo senza il nostro elastico, però voglio che spingete giù, divarico le punte, ok? Spingi giù, spingi giù, spingi, ok, vai in vibrazione, si chiama bambino viziato, andiamo in vibrazioni, spingete verso basso, continui, dai, scuoti, 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 me la date ancora 20 secondi, usa le gambe, dai ragazzi, state facendo un lavoro molto, molto intenso, molto completo, continuiamo, datemi ancora 7 secondi, vai, 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 vai. And relax, eccellente, ok, abbiamo fatto un altro mini allenamento insieme utilizzando il trampolino e l'elastico, abbiamo fatto un lavoro aerobico tonificante, aerobico resistente che ci aiuta a tonificare i muscoli, così vi aspetto la prossima allenamento insieme e ricordati sempre, meriti il massimo e sei tu che ti permetti di averlo e credo in te, lo so che stai facendo un ottimo lavoro, cuoricini e ci vediamo al prossimo allenamento insieme.